sono Fabio Buzzi, guido barche da corsa da oltre 50 anni e da 35 anni sono felicemente accasato, allora con Iveco, oggi con FPT. Questa barca è veramente un pezzo importante della storia mondiale dell'offshore e abbiamo vinto tutto quello che si può vincere nella storia dell'offshore. Questa barca è oggi azionata da 4 motori NEF da 600 cavalli l'uno, sono motori derivati dalla serie, in realtà sono motori camionistici, nascono a circa 300 cavalli e li abbiamo portati con una serie di modifiche a 600 cavalli, quindi abbiamo raddoppiato la potenza e siamo riusciti con questa barca a vincere 2 volte la Caustor Key, che è la gara più importante che ci sia, con mare molto molto mosso, quindi una barca sicuramente eccezionale, grazie anche a questi motori che si sono dimostrati veramente eccezionali, perché pur essendo di cilindrata modesta, sono solamente 6,7 litri, hanno dato delle prestazioni incredibili. La velocità massima di questa barca oggi è circa di 102-103 miglia, sono diciamo a circa 165 km orari. L'emozione di provare un motore e farlo diventare un motore vincente è una soddisfazione enorme. Noi siamo andati in America e siamo riusciti a vincere un mondiale di fronte a 30 barche americane, tutte con motori a benzina, tutte più veloci, ma tutte molto fragili. Questa è una soddisfazione. Con il Common Rail, con tutte le grandi invenzioni, i grandi progressi che FPT è riuscita a portare nei motori diesel, siamo riusciti a essere estremamente competitivi ed estremamente più affidabili dei motori a benzina. Per me tutto un motore ben progettato. La seconda parola è avere un motore affidabile, perché la formula segreta per vincere che abbiamo noi è che prima bisogna partire, poi bisogna arrivare e poi bisogna vincere. Dai grandi successi che abbiamo avuto con le gare, abbiamo costruito tantissime imbarcazioni militari. Noi oggi forniamo esattamente 41 corpi militari nel mondo. La vera finalità è quella che viene chiamata ricerca e sviluppo, e ogni ricerca, ogni sviluppo ha bisogno di un metro per capire se è una ricerca valida o meno, e il miglior metro è una vittoria o un record o una velocità, un percorso. E quindi quando noi abbiamo fatto un record da New York alle Bermude di 17 ore, abbiamo dimostrato che il motore Cursor era un motore affidabilissimo. Noi quasi usiamo la parte sportiva per fare ricerca, quindi il vero segreto è la ricerca. In questo l'appoggio che noi abbiamo avuto da FPT è stato grandissimo e lo sarà ancora di più, perché vedremo delle cose eccezionali fra breve tempo. Chi vivrà, vedrà.